È inaccettabile che il governo usi i danni del superbonus come alibi. La verità è che le promesse elettorali della destra erano irrealizzabili, erano una fuga dalla realtà e la realtà ora presenta il conto. Più Europa dice basta a regali alle lobby e a nuovo debito che dovranno pagare le nuove generazioni. E noi ne stiamo sentendo di tutti, abbiamo sentito un Giorgetti che sembrava Monti. Io non so che cosa ha fatto a Cernobbio Salvini mentre parlava Giorgetti, forse si è buttato nel lago. Abbiamo ascoltato da una parte Meloni dire che bisogna andare più veloci, ma ci sembra una maggioranza e un governo che hanno completamente dimenticato il PNRR, tutti i problemi che c'erano sul PNRR, meno male che Gentiloni gliel'ha ricordato qualche giorno fa, e l'irresponsabilità che il governo sta dimostrando sul capitolo PNRR avrà un peso enorme anche rispetto alle trattative che dovremo fare per il nuovo patto di stabilità. Insomma, mi pare che la ripresa dopo la pausa estiva non sia delle migliori per il governo.